Prima di tutto, va bene, leggerò una poesia, non era previsto, io speravo di restare seduto all'ascolto, che è una situazione bellissima. Leggo una poesia in omaggio ai valorosi poeti, di cui ho sentito, ahimè, purtroppo pochi versi oggi, e che così hanno quell'aspetto diverso nell'approccio alla poesia, che è semplicemente la distinzione fra il genere e la specie. Voglio dire, la specie è comune, il genere è diverso, non inteso come genere letterario, ma proprio come genere biologico, no? Le farfalle sono tante. Non è detto che la farfalla più brava sia quella che sembra la più bella, no? Magari la cavolaia ha delle qualità nel volo, nel liberarsi dell'aria, nel posarsi su un fiore, che è infinitamente più interessante e preziosa. Allora, io adesso non so quale poesia leggere, mi trovo come il poeta Bartoli che scrive poesie troppo lunghe, io credo che le scrivo più lunghe delle sue, casomai dopo misureremo con le spalle e le mani quali sono le poesie più lunghe. Io invito sempre i ragazzi, che ho anche quelli che ho conosciuto in passato, perché facevo il professore, è l'unico mestiere che sapevo fare, e quindi ho insegnato in tutte le scuole di ogni ordine e grado, dalla scuola elementare all'università, che bisogna sempre scrivere poesie lunghe, perché la poesia tra gli sport è come la corsa, naturalmente, no? Che comincia a diventare rispettosa quando tu sarai 500 metri, altrimenti veramente è quello che nel mio dialetto si dice una monata, no? Allora, naturalmente, invece i giovani non solo non hanno più voglia di scrivere versi, che qualcuno dei poeti stamattina ha detto essere cosa difficile, ma scrivono versi brevi, no? Dimenticandosi che per scrivere versi brevi bisogna avere l'asma o l'enfisema, perché solo una giustificazione di natura vitale, fisica, giustifica i versi corti. Per esempio, il più grande scrittore di versi corti in Italia, non in America, perché in America è Cummings il più grande scrittore di versi corti, ma in Italia è Ungaretti. Allora io ho sempre pensato che Ungaretti, quando scrive i versi, d'altra parte mirabili, ci sta, come l'autunno, sugli alberi, le foglie, ha una sola giustificazione, che era scappato durante la prima guerra mondiale con un salto in trincea per sfuggire alla mitragliatrice e aveva il fiato grosso. Quindi è solo la situazione storica che giustifica la brevità di quel verso. Allora leggo una poesia corta. Natura morta con mappamondo. Penso che sappiate cosa sono gli Alchichengi, in qualche parte li chiamano Chichingi, in alcune parti gabbie di uccelli, una specie di fiore a fiocco che dentro ha una pallina rossa che di solito nelle pasticcerie preparano con attorno la cioccolata. Ma è una pianta selvatica, oltretutto viene dal Nuovo Mondo, perché è una di quelle piante che così vengono qui da immigrati, perché non arrivano solo uomini con l'immigrazione, ma anche fiori, e arrivano fiori di uomini anche per qui. Natura morta con mappamondo. Sì, sono stato anch'io nel mio secolo una gracile lanternina appesa a un picciolo del tempo che mi nutriva ed era il mio nodo scorsoio, come furono questi archetti arancioni che
che risuono dal fondo di un seicento remoto, spassi sullo scrittorio dove campeggia un grande nuovo mondo. Un globo con oceani verdini e terre emerse colorate in ocra, con scritti sopra le regioni del nostro continente, nomi di antiche patrie i cui confini avrebbe scompigliato la pace di Vestfalia. Ma non mi riconosco in storie umane e sento molto a me più fraterni quei festoni di Alchechengi con una bacca in cuore, vissuti in qualche oscuro sottobosco delle Fiandre. A riparo del tempo che faceva stornire gli orifiandi delle nazioni.